Benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video e come avete capito dal titolo andremo a fare un make-up ispirato a Joker. Questa è l'ultima collezione, poi abbiamo finito tutte le collezioni che ho acquistato tutto questo inverno, sia delle principesse Disney, Bambi, scusatemi, gli Aristogatti, Batman, Harley Quinn, eccetera, eccetera, eccetera. E le abbiamo finite tutte queste bellissime collezioni e quindi questa è l'ultima. Ovviamente non perché è l'ultima, è meno importante, uno, e due, no, anche perché non farò più video di Get Away with Me, anche meno, certo che li farò, perché dopo dovremo andare a utilizzare altre palettine o altri prodottini che ho acquistato nel corso di questo inverno, diciamo così, quindi tipo Royal Beauty, Deborah, Kiko, eccetera, eccetera, che non sono più collezioni, però vi farò vedere quale palette andrò a utilizzare poi mano a mano nel corso dei video che farò più in là. Allora, prima di cominciare il video, vi chiedo scusa se non mi avete visto per tutta la settimana, ma sono piena di lavoro, come già avevo anticipato altre volte, quando non mi vedete perché lavoro sia mattina che pomeriggio, sono veramente veramente piena, non riesco a farvi un video sinceramente. Però quando posso, eccomi qua, che sono libera, poi oggi è sabato, quindi sono libera, sì. Scusate per le mani, ho le unghie che fanno schifo, proprio schifo, ho le cuticole proprio che ho, le radici degli alberi io. Infatti lunedì le devo rifare e vi farò il video su questo dito qua, il pollice. Qua invece me ne si è rotta una, vedete? Non c'ho più il mignolo, va bene? E dettagli, tanto le devo rifare, quindi amen. Allora, vi faccio vedere la palettina. Chiuso, insomma, parentesi unghie, andiamo avanti. Vi faccio vedere la palettina di Joker. Eccola qui, questa è la scatolina, molto simpatica, bella. Qui c'è sta sempre l'etichettina che vi fa vedere gli ombretti che ci sono all'interno. La scatolina, il pack dentro, scusatemi, della palettina è uguale alla scatolina, che adesso la descrivo meglio nella scatolina e nella palette, scusatemi. Allora, mi avvicino, la palette è questa qua in questione. È tutta, come vedete, nera opaca. Ha la scritta Joker specchiata dorata, sì, dorata, e ha praticamente tutte le scritte della risata sua, verde, bianco e rosso, proprio dell'Italia poi praticamente, e ha il suo sorriso, eccolo qua. Qui c'è scritto questo, lo leggete voi, è fatta così. Andiamo ad aprire, ha lo specchio e ha la pellicola. Ovviamente qua ci sono scritti i nomi sempre nella pellicola, come quella di Batman, Catwoman e Harley Quinn. Questi sono i suoi colori. Vedete l'editato che ovviamente ve l'avevo svuciati. Ha praticamente 1, 2, 3, 4, 5 opachi. Questo pure è opaco, ma qualche micro glitter all'interno, qualche pagliettuzza gialla, dato che è un ombretto arancione. E come vedete c'è stampato sui matte ovviamente il viso suo di Joker che ride. Poi abbiamo tre shimmer, come potete vedere, questo sul grigio, questo sul nero e questo sul blu. Io già so quali ombretti andare a utilizzare, quali make-up per realizzare per ispirarmi a Joker, meglio il più possibile che posso fare. Questi qua sono i suoi ombretti, veramente veramente belli. E questa qui è la palettina, almeno così intanto l'avete vista. Ok, la lascio fuori che tanto la devo andare ad operare. Poi vi volevo far vedere che io l'ho visto da Sara, dalla mia amica del canale Dark Lady Bijou. Ciao Sara, un bacio. Ho visto che lei aveva adoperato in un video questo. Come vedete è nuovo. L'ho acquistato su Amazon, se non erro. E questo qui serve praticamente, che io l'ho chiesto a Sara, guarda, mi serve, vedo cacchio l'hai preso, e se l'aveva preso tempo fa, mi pare su AliExpress o su Wish, non mi ricordo, credo su AliExpress, se non erro. E lo volevo pure io. Siccome io quando metto il mascara mi sporco sempre, questo appunto serve per non sporcarsi. Lo faccio vedere meglio. Infatti in questo modo, vedete qua, vi fa vedere l'applicazione. Praticamente la parte sopra va sotto qua. La parte sempre, cioè allora praticamente la parte questa la mettete praticamente qui sotto per non sporcarvi e la parte questa la mettete ovviamente sopra per non sporcarvi qua, come fa vedere qui, vedete? La parte sopra dell'aggeggino è per la parte sotto dell'occhio, sempre la parte sopra, però quel pezzetto sotto qui dove c'è il cerchietto per la parte sopra. In teoria è per non sporcarvi. Quindi questo, poi il mascara, poi utilizzerò sempre le mie piegaciglia, quindi andremo a utilizzare. Quindi, cioè, vi faccio vedere, dato che invece faccio off camera, ve lo faccio vedere. Andiamo a utilizzare le ciglia, sì, le piegaciglie insieme e poi andiamo a applicare il mascara insieme con questo aggeggino qua e vediamo se
fa il dovere suo o meno, insomma, se mi sporco oppure no. Allora, la base, come vedete, l'ho fatta, direi di cominciare subito, quindi vi lascio questo make-up ispirato a Joker e poi noi ci vediamo a fine video come sempre. Eccomi qua, ragazzi, allora mi sono avvicinata, ovviamente. Allora, cominciamo subito. Per andare a fissare il correttore, vado a utilizzare questo colore qua che si chiama Smile, che praticamente, aspettate, è questo bianco qua, come potete vedere, che è molto molto chiaro e quindi va benissimo per andare a fissare il correttore. Ovviamente mi vedo nello specchietto qua, dato che ho lo specchietto, questa palette, e vado a fissare il mio correttore. Ecco qua, fanno un po' di fallout, questi ombretti molto molto polverosi, cascano, pare tipo la nebbia, la neve, boh, fanno molto fallout. Allora, come vedete, è molto molto bianco, cioè neutro proprio, bianchissimo, quindi non si vede proprio niente che abbiamo un ombretto, insomma. Perfetto, meglio così. Ok. Adesso prendo sempre il mio pennello, questo qui da sfumatura, e vado a prendere il rosso. Questo rosso qua, veramente veramente bello, io lo fa più sparaflesciato, ma può fare un po' più tranquillo. E vado a cominciare a fare intanto la mia prima transizione. Wow, molto bello, mi pare, non lo so, io lo vedo sul rosa, eh. Però no, no, è rosso. Wow, sono scriventissimi questi matte, mi piace. Ne metto un altro po'. Che sapete voi che a me la transizione mi si vede. Poi questo è un trucco un po' pazzo, come lui, Joker, diciamo, infatti ha colori tutti pazzi, pazzerelli. Quindi ci sta molto molto bene, ogni tanto ci sta. Tanto come con le unghie e con le nail art ci puoi giocare, col make lo stesso. Ok. Perfetto, bellissimo, guardate che roba. Do un attimo una pulitina. Adesso prendo il mio pennello angolare e vado a prendere il giallo. Eccolo qua, il giallo. Allora lì ve lo fa invece il giallo un po' più scuretto, tipo canarino, invece un po' più fortino. È più giallo. E vado a fare la mia solita. Bello, si vede anche il giallo. La mia solita righina. E prendo il mio pennello da sfumatura e vado a fare una seconda transizione. Ovviamente scapperà fuori arancione, ma non mi interessa. Ok, perfetto, bellissimi. Mi piace, si sì, è venuto fuori un po' l'arancione, ma va bene. Si vede anche un po' di giallo, comunque si vede. Adesso basta così. Basta così, credo che dovrebbe andare. Do un'altra bottarella di giallo. Ok, almeno qua si vede che c'è il giallo qui. Perfetto, adesso il giallo invece si chiama, scusate, me non vedete i nomi. Allora, quello bianco per andare a fissare il correttore si chiama Smile, quello rosso Desiree e quello giallo Stranger. Adesso vado a prendere il mio primer, questo qui della Make Up Revolution, e vado a prendere il pennello che mi aiuta molto a delineare la cut crease. Se lo trovo, eccolo qua. Quindi andiamo a fare la nostra solita cut crease. Eccola qua. E volevo andare a prendere questo grigio qua, che questo qui si chiama Joker, appunto. Vado a prendere il mio fissante per i pennelli, vado a prendere un pennello da ombretto,
Vado a prendere questo qua. È bellissimo ragazzi, questo metallizzato grigio. Ovviamente l'ho fatta così la carta crisi perché voi che qua si vede il giallo, qua una sfumatura. Molto bello, molto pazzo questo make-up, mi piace. E poi io grigio non l'ho mai utilizzato fino adesso, il metallizzato grigio shimmerino. Mi piace, è bellissimo questo grigio. Bello proprio. Bello. Poi adesso invece come interno dell'occhio. Allora, come interno dell'occhio volevo utilizzare questo arancione qua, qui, per dargli un punto luce. Però devo dire, perché se è proprio matte, utilizzo un altro e vedo cosa. Perché c'ha qualche pagliettuzza, sinceramente, ma pochina. Qualche pagliettuzza arancione e gialla. Vado a fare una prova. Allora, ci sta bene come vedete, anche se matta alla fine ci sta bene, quindi metto questo proprio una puntina così e poi per fare una cosa ancora più pazza vado a prendere il blu, quindi metto il blu all'interno dell'occhio insieme all'arancione. Ecco qua, ho fatto anche la righetta come vedete, vado a sfumare un pochino, ci sta, proprio pazzo come lui, c'è una figata sul trucco, mi piace, metto un po' qui. Ok, adesso invece per sotto l'occhio vado a mettere questo bellissimo verde. Allora, non vedete i nomi anche se non li dico. Allora, il blu si chiama Crazier. L'arancione si chiama Surrender, Surrender, Surrender. E il verde, adesso che andiamo a utilizzare, si chiama Happy Face, che ci sta proprio. Bellissimo sto trucco, utilizziamo quasi tutti i colori, bello. Allora, per sotto l'occhio invece, andiamo a prendere questo pennello qui, vado a prendere il verde, lo vado ad applicare. Eccolo qua, non si nota tanto, però io lo vedo molto molto bene, bello. Guardate che make-up particolare, mi piace veramente tanto, bello. Ogni tanto ci sta a fare questi trucchi particolari così, figata. Ok, con gli ombretti e la palettina abbiamo finito. Adesso io vado a mettere la matita per sotto l'occhio, prendo quella di Bella Oggi. Eccola qua. Adesso ragazzi, io vado off camera, vado a fare la mia solita righina, mi do una pulitina. Niente, dopo, ah, poi ho messo l'argentato, l'ho messo anche un po' qua, un pochetto, sapete che adesso mi piace, e dargli qualche spunto qua. E vado a farmi la righina, vado a mettere l'eyeliner e poi andiamo a applicare il mascara, così proviamo questo aggeggino qua, insieme anche le piegaciglie. Eccomi qua ragazzi. Ho sistemato, ho messo anche l'eyeliner. Adesso vado a prendere il mio piegaciglia
andiamo insieme a piegare le ciglia, appunto. Ecco qua, le ciglia le ho piegate, non so se le vedete. Se le vedete, comunque le ho piegate. Ok, adesso vado ad aprire questo qua che non l'ho aperto. Allora, eccole qua. Eccolo qua. E vado a prendere questo mascara qui che avevo acquistato da acqua e sapone. Da questa Sikioni, che si chiama My Power Volume Effetto Ventaglio, che poi ho acquistato questi qui, che erano due, erano insieme. Allora, lo sbatto un pochino. E andiamo ad applicare il mascara. Allora, facciamo la parte sotto, quindi così. Mi avvicino un attimo con lo specchio, perché se no non vedo niente. Aspettate, eh. Così. Teoria che appare. Poi voi vi spostate con l'aggeggino. Infatti non mi sto sporcando, ottimo. Ancora non vi dico se è top o meno sto prodotto. Aspetto un attimo. Però vedete, già qua c'è e non mi sono sporcata per niente. Per sotto è top. Allora, sistemo un attimo senza questo, che tanto mi sporco così. Ok, non mi sono sporcata per niente, ragazze. Perfetto. Adesso andiamo a fare la parte sopra. La parte sopra, sotto abbiamo utilizzato la parte qui. La parte sopra andiamo a utilizzare questo, che è così. Oh, che bello. Perfetto, non mi sto sporcando. Perfetto. Sono sporcata per niente. Perfetto, ragazze, guardate, non mi sono sporcata per niente, né sopra né sotto, quindi questo qui è approvato. Adesso vado a fare la seconda passata di mascara, vado a farmi l'altro occhio e ci vediamo dopo. Eccomi qua, ragazze, allora ho fatto anche l'altro occhio, mi piace, ed è questo qui, ve lo consiglio, mi piace, alla fine fa il suo dovere, non mi sono sporcata per niente, quindi top, mi piace questo, carino, quindi per chi può essere d'aiuto questo cosino qua per non sporcarsi. È il top, non fa miracoli, però comunque pare che non sporca. Comunque avete visto, l'abbiamo provato insieme. Allora, adesso io vado a prendere questa terra qui di Seta Blu, questa, vado a mettere questa terra e questo blush qua della Susie. Ecco qua, ragazze, abbiamo messo terra e blush. Adesso io vado a mettere la mia solita cipria, questa qua della Susie.
Ok, l'abbiamo messa la cipria. Ovviamente di Joker ho soltanto la palette, quindi non è che vada a mettere altre cose di Joker, perché sinceramente non ne ho. Cercando di prendere, insomma, questo. Allora, vado a prendere questo illuminante qui, che è una vita che ce l'ho, questo. Ok, fatto questo, vado a prendere il mio fissante, questo qui, della Technic, dell'Oil Setting Spray, spray fissante che ho preso da Posy Shop. Vado ad applicare su tutto il viso. Ok ragazzi, allora le stelline stavolta non le vado a mettere perché il make-up è veramente già pazzo di super con le stelline, meglio di no, quindi questa volta le stelline no, casomai le stelline le metto solo sui make-up un po' più tranquilli, diciamo così. Allora, siccome Joker ha le labbra rosse, ovviamente vado ad utilizzare quest'altro rossettino nuovo della Kiko che avevo acquistato, che vi ho fatto vedere nel video haul. Guardate il pack, ve lo faccio rivedere, è veramente carinissimo, tutto nero con le labbra. E questo ovviamente è rosso. Io il rossetto di Joker non ce l'ho perché c'era anche il rossetto, mi ho preso solo la palettina di Joker. E vado ad utilizzare questo qui. Oh, aiuto, mi sono sporcata. No. Ma pare che c'ha odore e c'ha tutti questi intarsi disegnati nel rossetto. Andiamo a vedere com'è. Ovviamente l'ho solo sbocciato l'altra volta per farvelo vedere, ma non l'ho mai applicato. Quindi andiamo a vedere com'è questo bellissimo rosso. Eccomi qua ragazze, bello, però voi lì ve lo fa proprio rosso rosso, a me pare sia sì, un rosso ma mi sa che c'è una punta di prugnato tipo malva, bellissimo rosso, comunque bello, mi piace bello. Ok ragazze, il make-up è finito, così ve lo faccio vedere adesso meglio nel dettaglio. Eccomi qua ragazze, allora adesso vi faccio vedere il make-up finito, che ci siamo quindi ispirati a Joker. Questo qui il make-up stavolta l'ho fatto preciso, uguale. Questo qui, aspettate, cerco di... Ecco, questo qui il make-up mi piace veramente molto come mi è venuto. Stato proprio bello. Make-up pazzerello come Joker. Questo qui il rossetto, bellissimo. Mi piace tanto. È bellissimi questi colori, guardate qua, pare che ve li fa tipo sflesciati, ma invece non è proprio così dalla realtà, cioè non è sflesciati così, insomma, ma veramente belli. Quindi il giallo che qua un po' si intravede, pochino, questo grigio bellissimo e il blu qua. Questo va bene, illuminante, eccetera, eccetera, rossetto bello. Questo della Kiko ha provato, non è matte, è lucido, molto molto bello, mi piace, lo faccio vedere. Levo i capelli, se no. Tiro su le sopracciglia così vedete meglio. Veramente bello. Ok. E questo qui è il make-up. È abbastanza forte, come make-up, però ci sta perché, come avete visto, la palettina di Joker ovviamente ha colori tutti pazzerelli come lui, ripeto. Niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se è stato così mettete un pollice in su, sotto all'info box fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate sia della palette e del make up che ho realizzato e anche del rossetto della Kiko, stupendo, ci sta bene sto rosso, questo make up ce lo vedo molto molto bene. E niente, quindi ragazzi abbiamo finito le collezioni, finalmente le abbiamo finite, quindi prossimamente... Vado a random con le palette, vi farò vedere quale palette andrò a utilizzare, quale make-up per realizzare, insomma. Quindi, come palette approvata, ve la consiglio, mi piacciono veramente molto. Questa è molto adatta, credo, anche come palette per fare trucchi tipo Halloween, carnevale, robe così, perché sono molto forti come colori e come vedete viene dei make-up belli
strani, diciamo così, potenti. Però a me piace, molto carino. E niente, io con questo vi saluto, vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!